Buonasera a tutti. Avevo 10 anni quando la prima volta mi hanno chiamato Terrona. Pensate, una bambina. E pensate come si può sentire quando si sente chiamare così. Cos'è un terrone? Non lo so. La difficoltà più grande l'ho avuta a 12 anni, quando a un certo punto mi sono ritrovata e ho detto: come faccio a spiegare dov'è la Basilicata? Tutti dovrebbero sapere cos'è la Basilicata. Eppure nessuno comprendeva e mi diceva, continuava a dire: ma perché esiste? Sì, esiste, dovresti saperlo che esiste la Basilicata. Non devo essere io a dirti dov'è Potenza. L'adolescenza è stata difficilissima, davvero tanto, perché incontravo i miei amici che arrivavano da Milano, Roma, Firenze, Bologna e mi parlavano di mondi paralleli, fast food, cose che ero abituata a vedere nelle serie TV, nei film americani. E io mi sentivo persa, io mi sentivo isolata, non sapevo che cosa fare. E sapete, non è facile per una ragazzina di 14-16 anni ritrovarsi a non avere stimoli. Probabilmente ho sbagliato allora, quando ero ancora adolescente. A 18 anni ho lasciato la mia Basilicata e ho deciso di andare via. Ho preso altre strade, ho girato il mondo, ho scoperto e ho dato, diciamo, un nuovo modo di vedere la vita, ho conosciuto nuove culture. Però fondamentalmente il problema è che ho capito a un certo punto che non ero soddisfatta. Per l'amor del cielo, io sono contenta quando si va via dalla propria terra, perché serve per imparare, serve per apprendere, serve per conoscere molto. Ancora più contenta sono quando quello che hai conosciuto e quello che hai imparato lo riporti nella tua terra. E quindi la Terrona che era in me scalpitava e diceva: che cosa devo fare? Perché io continuo ad essere un numero? Perché io continuo a fare qualcosa quando realmente io potrei fare qualcosa per la mia terra? Quando io realmente potrei incontrare persone che come me sono rientrate, sono tornate nella mia Basilicata e nella mia città e vogliono scoprire il mondo. E così, piano piano, mi sono accorta che quello che ero abituata a vedere, e cioè una regione, il mezzogiorno, quello che stiamo vivendo adesso, era solo un'apparenza. Vedevo quello che eravamo abituati a vedere come una città, un luogo, una casa, solo per quello che era. E invece dovevamo guardare oltre, dovevamo cercare di fare in modo che di ricreare, ecco, di creare, costruire, abbattere i confini e fare qualcosa di differente per la nostra terra. Secondo voi la prima impressione conta? Probabilmente sì, probabilmente no. Vi spiego che cosa abbiamo capito noi. Abbiamo capito che a un certo punto, quando vedi una persona, vedi un ambiente, vedi una città, anche quella dove siamo adesso, ti fermi a guardare un territorio. Il territorio ha tante potenzialità, però probabilmente noi lo guardiamo solo per quello che è a livello fisico, a livello di luogo. Eppure noi continuiamo ad essere isolati, continuiamo a fare in modo che questo isolamento diventi sempre più grande. Vorrei fare un esercizio con voi. Immaginate, non so se conoscete Maratea. Maratea è un borgo, una città sul mare, una piccola città sul mare, sul Tirreno, ed è sempre in Basilicata. È un borgo arroccato che parte dal porto, arriva fin su nelle montagne. È un posto che nessuno potrebbe mai immaginare se non per andare al mare, andare in barca, fare l'aperitivo al porto. Però a un certo punto andiamo oltre. Immaginate di vedere da sopra Maratea, immaginate un albergo, immaginate di vedere in quell'albergo 3.000 persone insieme. Ecco, cosa vedete in quest'immagine? Probabilmente, ve lo dico io, come la vedo io, vedo tante persone buttate per terra che fanno il saluto al sole o che si stanno in un momento di retreat, non si sa che cosa stanno facendo. Quelle persone, nella prima impressione, possono sembrare quelle, invece quelle persone, vi dico io, che stavano facendo? Si stavano preparando a un talk importantissimo di Jeremy Rifkin sulla quarta rivoluzione industriale. E sono le stesse persone che vediamo qui in attesa di ascoltare uno tra gli esponenti più importanti dell'economia.
Perché vi dico questo? Perché la prima impressione è un po' l'errore che noi facciamo nella vita. Ci fermiamo a guardare le cose solo nell'apparenza. Ci fermiamo a immaginare qualcosa che non c'è, ma che dovrebbe esserci. Ecco, Maratea. Maratea poteva essere semplicemente un luogo per andare in vacanza. E invece a un certo punto, tanti anni fa, ci siamo ritrovati e abbiamo pensato: perché non cambiare la visione di un posto così particolare, così difficile, impossibile da raggiungere a livello logistico, a livello infrastrutturale? Perché non cambiamo tutto? E la Perla del Tirreno è diventata subito capitale del futuro in questo modo. Are great, but the feeling is of cooperation. How are we going to empower people? And how are we going to create systems that inspire people? And make people, you know, really happy to be alive. This is the best time to be alive in history. Ecco, di certo non è un evento convenzionale. Heroes non è un festival, non è il congresso che troviamo a Milano o a Roma. È una nuova concezione di evento, ma più che evento io parlerei di ecosistema. La possibilità di ritrovarsi. A Heroes non esistono palchi, siamo tutti sullo stesso livello. Ci possiamo ritrovare a parlare con Bob Dorf a bordo piscina con uno spritz e sentire lui che ti racconta come si piccia, come si fa un business plan, oppure ritrovarsi con Farinetti, con Bastianich, a sentire come sta cambiando il mondo. Questo abbiamo provato a fare. Tanti anni fa, quando sono ritornata a Potenza, avevo proprio questo desiderio di fare qualcosa di differente. Ho ritrovato persone, menti eccelse, che insieme a me l'hanno fatto, perché il team è fondamentale, le persone che ti seguono e che sono con te sono fondamentali. Quindi ritrovandoci, io dico che essere del Sud è uno stato di vita, è un modo di vivere, quindi ci siamo ritrovati, a noi ci piace tanto parlare e fare affari a tavola, quindi passeggiando, mangiando, bevendo. Quelle cose che di solito succedono e dici in una serata in cui mangi stai creando l'azienda del mondo, oppure stai creando il viaggio incredibile che non avresti mai fatto, poi il giorno dopo ci dimentichiamo tutto. Invece quella sera ci siamo ritrovati lì e abbiamo detto: ma sai che cosa vuol dire? Immaginati se prendi 2-3 mila persone, le butti tutte insieme in un luogo totalmente isolato. Un luogo che è un non luogo, un luogo dove non esistono i computer, dove non esiste il fatto di dover scappare da un'agenda all'altra, da un talk a uno speech, andare via perché intanto devi andare in ufficio, poi ritorni. Mettiamoli insieme. E così è nato Heroes. È nato Heroes e dagli eroi. Chi sono gli eroi? Allora, fondamentalmente non sono quelli a cui ci hanno abituato. L'eroe non va in giro mascherato, non esce solo di notte, non si nasconde e nessuno sa chi è. Gli eroi siamo noi, siamo le persone che hanno deciso a un certo punto di restare nel Sud, di investire nel Sud,
Attenzione, gli eroi sono anche quelli che la mattina si svegliano e dicono: ma chi me l'ha fatta fare adesso? Basta, lascio tutto e me ne vado. E poi la sera invece dicono: ma che figata, no, aspetta che lo rifacciamo di nuovo. Gli eroi sono le persone che vanno insieme, che sono in gruppo e creano qualcosa, una rete, un ecosistema, un qualcosa che serve a migliorare un territorio. Perché il territorio ci può dare tanto, ci può dare gli spazi, ma siamo noi a poter creare il valore aggiuntivo del territorio. Vorrei condividere con voi i tre ingredienti fondamentali di Eros. Il primo, e già l'ho detto un po', è il team, sono le persone. Un uomo solo è raro che vada avanti. Avere un team coeso, persone che lavorano insieme, una comunità, uno spazio, la possibilità di dare valore a ogni persona che lavora con te è fondamentale per creare qualcosa di reale e per lasciare, soprattutto, qualcosa al territorio. Il secondo ingrediente è la pazienza. La pazienza, se non l'abbiamo, e io non ce l'ho, però ho iniziato ad averla poi con il tempo, dopo un po' di anni di Eros, perché purtroppo capita che gli eventi, i festival o qualsiasi attività che facciamo in posti come questi comportano tante difficoltà, difficoltà logistiche, infrastrutturali, la possibilità che ti si ferma uno shuttle dall'aeroporto di Napoli e non ti arrivano più gli ospiti, un aereo cancellato, persone che si arrabbiano perché non c'è la connessione, n possibilità, e quindi vivi nella paura. Però la paura ti alimenta, la paura ti aiuta. Assolutamente, la paura ci crea e ci dà la possibilità di fare ancora di più. Il terzo ingrediente è un telefono che funzioni sempre, internet laddove sia possibile e LinkedIn. LinkedIn è il passepartout. Signori, con LinkedIn si può arrivare in qualsiasi posto, puoi arrivare a contattare persone in ogni parte del mondo e in un secondo portarle a migliorare il tuo territorio, a raccontare alle persone che ci sono quello che stai facendo. Quindi siamo noi che possiamo creare poco a poco e insieme a una comunità e insieme alle altre persone un valore aggiunto. Non ci fermiamo alle apparenze. Purtroppo molto spesso ci soffermiamo a guardare quello che c'è. Noi dovremmo andare oltre, perché così come siamo qui, così come quando siamo a Maratea, un luogo non è solo un luogo. Non siamo isole o continuiamo a credere che resteremo in isolamento perché il mondo è così grande e nessuno può arrivare. Non è vero. Noi possiamo e dobbiamo insieme fare tutto. Quindi benvenga a richiamare la persona che ha incontrato stasera al TEDx di Riesi o ieri sera all'aperitivo e dire: che cosa facciamo insieme? Perché l'ecosistema è fondamentale. L'ecosistema, la rete, è quello che serve per un territorio, perché il territorio ha bisogno di noi, oltre le apparenze, e qualsiasi cosa che facciamo fa bene non solo a noi, ma a tutta la comunità. Eros cerca casa, se magari può essere che l'anno prossimo saremo di nuovo qui. Grazie a tutti.